Ciao a tutti e bentornati a Pillole di Storia con Bob Italia. La pillola di oggi mi è stata suggerita da Leonardo Paci, che ringrazio tantissimo per il suggerimento, me l'aveva suggerita sotto un'altra pillola. La storia di oggi si incastona nella fine della Seconda Guerra Mondiale, negli avvenimenti convulsi e complessi che sancirono la fine di quella che è probabilmente una delle più sanguinose e note guerre della storia dell'uomo. Darò quindi per scontato che voi sappiate alcuni avvenimenti. Se così non fosse, non potendo fare un video di 20 ore per riraccontare tutta la Seconda Guerra Mondiale, fate pure domande, fatele qui sotto. Bene, la nostra storia inizia nel 1940. I tedeschi, dopo aver sfondato le difese francesi, sono oramai alle porte di Parigi. Come immagino tutti voi sappiate, Mussolini, che fino a quel momento aveva mantenuto l'Italia strettamente neutrale nella guerra, scelse quel momento per dichiarare guerra alla Francia. Per i francesi quella fu una vera e propria pugnalata alle spalle. Mussolini disse che aveva bisogno di un pugno di morti per potersi sedere al tavolo della pace, e al tavolo della pace susseguente alla guerra l'Italia e Mussolini riuscirono ad ottenere parecchi territori al di là delle Alpi, oltre ovviamente alla Tunisia. Ebbene, questa pugnalata alle spalle, come verrà chiamata dai francesi, ovviamente rimase per molto tempo nell'immaginario collettivo dei francesi stessi, e in particolare di colui che in quegli anni si avviava a diventare l'uomo forte della Francia, cioè il generale Charles de Gaulle. Ovviamente inizialmente il revanchismo francese era molto limitato, anche perché nel momento in cui l'asse stava stravincendo su tutti i campi di battaglia era molto difficile pensare un giorno a riprendersi quei territori. Quando però nel 1942-1943 gli alleati riuscirono a liberare il Nord Africa, ecco che il nuovo governo francese della Francia Libera, che si era peraltro installato ad Algeri, iniziò a fare dei progetti anche di lunga durata, quando infatti iniziò a diventare chiaro che gli alleati avevano ripreso l'avanzata e un giorno la guerra sarebbe finita, molto probabilmente a vantaggio proprio degli alleati stessi. I francesi, con Charles de Gaulle in testa, iniziarono a chiedersi se non valesse la pena tentare di ottenere dei territori in Italia. Il confine francese era sostanzialmente stabile dalla fine della seconda guerra di indipendenza. Immagino tutti voi lo sappiate, l'Italia, o meglio il Piemonte, il regno di Sardegna, il Piemonte, aveva ceduto la Savoia e Nizza ai francesi in cambio dell'aiuto per sconfiggere gli austriaci, occupare la Lombardia e poi ottenere peraltro tutto il nord Italia grazie ai plebisciti. Da allora il confine era sostanzialmente rimasto stabile fino appunto al 1940, quando gli italiani avevano conquistato i territori al di là delle Alpi. Se il nord della Francia nel 1944 era stato liberato grazie all'operazione Overlord, quindi allo sbarco in Normandia, il sud della Francia venne liberato sostanzialmente negli stessi mesi grazie alla cosiddetta operazione Dragoon. E da allora i reparti francesi, gli alpini francesi, gli chasseurs francesi e gli alpini italiani, le truppe italiane legate all'RSI, avevano iniziato ad affrontarsi in piccoli scontri che non avevano però portato ad alcuna invasione proprio sul confine alpino fra i due stati. Perché non avevano portato ad alcuna invasione? Beh, perché era chiaro ai comandi alleati che tentativo di passare attraverso le Alpi sarebbe stato molto più sanguinoso rispetto all'avanzata che già stava avvenendo attraverso lo stivale italiano. Perché allora i francesi mantenevano delle truppe sulle Alpi? Beh, ufficialmente mantenevano quelle truppe sulle Alpi perché fungevano da supporto per tutte le formazioni partigiane che si trovavano al di qua, che combattevano in Val d'Aosta, combattevano nelle valli piemontesi, combattevano in Liguria e venivano aiutate dagli alleati con molta difficoltà tramite i ponti aerei, perché erano più difficilmente raggiungibili, e venivano invece aiutate direttamente grazie al passaggio di contrabbando di armi, munizioni, rifornimenti, denaro, proprio attraverso le Alpi francesi. Attraverso queste vie, però, de Gaulle dal 1943-1944 iniziò ad inviare anche delle spie, degli agitatori, tra virgolette, persone che, infiltrandosi nei territori al di qua delle Alpi in Italia, iniziavano quasi a propagandare la possibilità che quei territori, finita la guerra, potessero unirsi alla Francia stessa. La regione dove questi tentativi furono maggiori fu ovviamente la Val d'Aosta. Perché dico ovviamente? Beh, perché la Val d'Aosta, che immagino tu lo sappiate, questa piccola regione incastrata fra le Alpi,
viveva all'epoca e vive ancora tutt'oggi in una situazione di sostanziale bilinguismo, con il francese che era studiato, o meglio, era conosciuto da quasi tutta la popolazione, un dialetto che si rifaceva molto in realtà alla lingua francese. La Val d'Aosta, come tutte le regioni bilinguiste in Italia, aveva sofferto moltissimo durante il ventennio, perché Mussolini, nel tentativo di italianizzare la forza, aveva rifiutato lo studio del francese nelle scuole, imponendo solo l'italiano, aveva addirittura cambiato i nomi a moltissimi paesi e a moltissime cittadine in Val d'Aosta. Basti pensare alla Tuile, che era diventata Porta Littoria, per intenderci. Questo tentativo di italianizzazione forzata aveva in effetti incancrenito la situazione e in Val d'Aosta, ma anche nelle valli piemontesi, nelle valli occitane piemontesi, molti in effetti vedevano a questo piano francese una possibilità per unirsi a uno Stato che all'epoca sembrava molto più democratico, molto più aperto verso le minoranze. Questo gruppo, che propugnava ovviamente un'annessione alla Francia, vennero fin dall'inizio definiti annessionisti. Gli annessionisti però erano in stretta minoranza non solo in Piemonte, in cui erano veramente molto marginali, ma anche nella stessa Val d'Aosta, dove numericamente erano molto pochi, mentre la maggior parte dei capi partigiani erano per una soluzione in cui la Val d'Aosta sarebbe rimasta italiana. La situazione rimase sostanzialmente così, instabile ma in stallo, fino all'inizio del 1945, quando ormai era chiaro che le truppe alleate avrebbero presto sfondato le linee, sarebbero entrati in Nord Italia, i francesi rafforzarono la loro presenza al di là delle Alpi. Il 25 aprile 1945, i giorni immediatamente precedenti, sono i giorni della liberazione, i giorni in cui le armate nazifasciste vennero messe in fuga. In quegli stessi giorni, molti reparti dell'esercito, degli alpini, che si erano legati in realtà ai partigiani, vennero inviati proprio nelle città di confine ufficialmente per impedire che le armate tedesche in ritirata, le armate legate al RSI, i repubblichini in ritirata, potessero fare violenze sui villaggi più sperduti lungo le valli che attraversavano per ritirarsi verso nord. Il secondo obiettivo, però, era proprio quello di andare a vigilare affinché i francesi non tentassero un colpo di mano. Ma i francesi il colpo di mano lo tentarono e come? L'armata che avevano preparato al di là delle Alpi, infatti, fin da subito iniziò a spingere per cercare di entrare in Italia. Due furono le principali direttive di offensiva. La prima, a sud, in Liguria, dopo aver cannoneggiato per 2 giorni Ventimiglia, quando i cittadini della città, che erano addirittura fuggiti sotto le bombe alleate, andarono a Mentone per dire: guardate che i tedeschi si sono ritirati, non ci sono più, perché dovete cannoneggiarci? Come tutta risposta, i francesi attraversarono il confine, occuparono la città e iniziarono a far propaganda affinché la città diventasse francese, addirittura dando un passaporto francese a tutti quelli che italiani che dicevano di volersene scappare dalla città, per convertire sostanzialmente la città alla lingua francese. Ma la direttiva principale di invasione non fu ovviamente lì, ma fu invece molto più a nord, proprio in Val d'Aosta. Tra il 25 e il 26 aprile, l'esercito francese attraversò il confine, scese attraverso la valle di Rheims, puntando dritta verso il capoluogo. A Prest-Saint-Dizier, però, le truppe francesi, che numericamente erano molto numerose, ma che ovviamente erano obbligate ad attaccare in una situazione complicata perché la Val d'Aosta è molto montuosa e facilmente difendibile, si trovarono la strada sbarrata. Sbarrata non solo dalle forze partigiane, ma addirittura anche dalle forze repubblichine che dopo il 25 aprile si erano sostanzialmente alleati con i partigiani proprio per fermare i francesi. Tra il 26 aprile, 25 e 26 aprile e l'8 maggio, i due schieramenti si affrontarono. Ci furono addirittura un centinaio o 200 morti in questi scontri, che vennero addirittura definiti una vera e propria campagna d'Italia da parte dell'esercito francese. Ma nonostante i morti, nonostante le difficoltà, nonostante fossero peggio armati rispetto ai francesi stessi, gli italiani, grazie anche all'uso di alcuni corpi di artiglieria, riuscirono a fermare l'avanzata francese, che non andarono oltre Prest-Saint-Dizier, non raggiungendo Aosta. L'8 maggio finalmente arrivarono i reparti americani, raggiunsero Aosta, che era governata peraltro all'epoca da un prefetto partigiano, e arrivarono a Prest-Saint-Dizier iniziando loro stessi a presidiare, arrivando quasi allo scontro con i francesi. Tra
Nelle settimane successive, i francesi, che avevano sperato di poter spostare il confine fin dove loro erano arrivati a conquistare, fecero pressioni sugli italiani, fecero pressioni sugli inglesi e sugli americani, ma tutti furono inamovibili. Alla fine, sotto la minaccia inglese e americana di tagliare i cordoni di aiuto alla Francia, che necessitava di carburante, munizioni, cibo per potersi riprendere, i francesi furono costretti a ritirarsi. Si ritirarono prima dalla Val d'Aosta e dopo alcuni mesi si ritirarono anche da Ventimiglia. Ovviamente in Val d'Aosta c'erano ancora dei gruppi di annessionisti, che erano anche qua molto minoritari, ma che continuarono a spingere per l'annessione ancora per qualche mese, fino a quando Umberto I, che era re d'Italia all'epoca, non firmò un accordo che fece diventare la Val d'Aosta una regione autonoma, con moltissime autonomie, tra cui peraltro quella di poter insegnare la lingua francese. Questa soluzione di una regione autonoma in Italia sostanzialmente salvò la Val d'Aosta, mantenendola italiana. E poi, il trattato di pace immagino che tutti voi lo conosciate. Il confine tra la Francia e l'Italia rimase sostanzialmente invariato, se non alcune piccole correzioni, tra cui le più marcate sono l'occupazione della Valle Stretta e soprattutto l'occupazione del Col di Tenda. Comunità però molto limitate rispetto al piano francese, che addirittura nelle versioni più grandiose proponeva di occupare la Val d'Aosta, raggiungere Pinerolo in Piemonte, occupare addirittura le province di Imperia e Savona in Liguria. Sogni di grandeur che ovviamente, e fortunatamente per l'Italia, non vennero raggiunti. Qui finisce la nostra storia, anche perché in effetti di questo non se ne parlerà mai più. Anzi, l'Italia e la Francia diventeranno ben presto partner diplomatici ed economici molto stretti, saranno tra i paesi fondatori della Comunità Economica Europea e sono tra i paesi fino ad oggi più fortemente legati all'Unione Europea. Oggi la frontiera, peraltro, ovviamente non esiste praticamente più per passare da una parte all'altra, a meno che tu non sia un immigrato, poi si può fare senza nessun documento. Bene, la pillola di oggi è finita, io vi ricordo come al solito di essere curiosi, perché la storia del mondo là fuori è piena di meraviglie incredibili, storie fantastiche che nessuno scrittore, nessun regista avrà mai la fantasia di mettere nelle loro opere. E se volete iniziare a curiosare, qua a fianco c'è l'elenco delle pillole uscite fino adesso. Ci vediamo domani con un'altra pillola di storia. A domani! Ciao ciao!